Non è ancora finita questa competizione che ci accompagna da lunghi mesi, ma questa potrebbe essere l'ultima serie di questa stagione. Nell'angolo in basso a destra, colui che può prendere il punto decisivo per il suo team, OSC Narcotic! Nell'altro angolo invece una dei giocatori Zerg più presenti nei nostri streaming, un giocatore che è stato fino alla scorsa season in Lega Grandmaster dal team TT Esports, Felix Io! Faccio vomitare tutti, io sono Zerg, faccio impazzire tutti. Trema, terremoto su Antica. Sinceramente mi piace molto di più commentare gli 1v1 rispetto a 2v2, sono più ordinati, so più quello che deve succedere, ma vediamo, posso solamente anticiparvi, se conosco un po' Narcotic, certamente giocherà di Mech, mentre Phoenix Hero potrebbe anche andare di Mutalisk. Soprattutto se sono corrette le informazioni che mi hanno dato, tra l'altro l'ultimo 1v1 di Zium, non mi ricordo contro chi, se non sbaglio non posso altabbare, quindi non ve lo posso dire, comunque non so se si giocheranno tutte questa sera le partite, quindi se dovesse vincere questa serie Phoenix Hero, forse non stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa Italian Clan Championship, perché andremo sul 2-2, ma ancora è comunque presto per dirlo. Intanto attenzione, perché Narcotic ha preso immediatamente il primo gas, quindi vorrà probabilmente teccare a qualcosa il giocatore degli OSC, degli Old School Clan Team A. OSC che comunque saranno fieri e soddisfatti di quanto fatto in questa stagione dell'Italian Clan Championship, in quanto sono comunque riusciti ad ottenere un quarto posto e probabilmente sicuramente un primo o un secondo posto con due team, quindi ottimi risultati veramente. Dall'altra parte la breve ma comunque onorosa storia del team TT Esports, che in un anno di vita è riuscita a togliersi veramente tante soddisfazioni, ha fatto crescere giocatori come Zium, Baron. Zium ha vinto anche delle LAN, anche ottimi secondi posti. Comunque sì, un applauso a questa che sarà l'ultima partita comunque che vedremo di un giocatore dei TT Esports Italia. Tanto attenzione, perché sta arrivando la Factory da parte di Narcotic, quindi vorrà fare una transition ad Elion. Probabilmente Elion e poi Exp, arriverà un po' in ritardo la Exp di Narcotic, una partenza un po' old style ma comunque molto funzionale, essendo degli old school clan fa una partenza old style. Tanto vediamo che Phoenix Hero deve essere riuscito a vedere il gas del suo avversario, sì, lo ha visto con l'angolino, i due, lo ripeto, si conoscono benissimo e quindi potrebbe succedere di tutto. Intanto, se posso darvi qualche aggiornamento sullo StarCraft mercato, sembra che Phoenix Hero insieme al suo compagno di team Baron abbiano già trovato un accordo con gli Outer Semper, quindi avremo AS Phoenix Hero e AS Baron, i primi due giocatori che hanno già trovato una nuova collocazione nel panorama italiano di StarCraft, mentre invece sembra che Lo Hacker dovrebbe andare in un team croato dopo che lo abbiamo visto affrontare la nostra nazionale proprio con la maglia croata. A questo punto rimane da scoprire dove andrà ad accasarsi Zium, che comunque dovrebbe giocare l'Invitational ancora con la tag TT Esports. Tanto attenzione, perché Phoenix Hero sembra voler andare a prendere una terza molto presto, mentre si stanno avvicinando queste 4 Elion. Intanto qualcuno ci scrive. Tanto ci scrivono, andiamo a vederlo dopo, mentre stanno arrivando queste Elion, avanzano queste Elion, vediamo se riescano a passare le 4 Elion di Narcotic, passano
sembrano riuscire a passare, forse si salvano tutte, vede comunque a scautare, perde, potrebbe perdere molti droni, potrebbe perdere dei droni Phoenix Zero. Vediamo quanti ne ha riusciti a killare, ne ha killati 6 Narcotic, 6 droni persi per Narcotic, ma ha perso comunque 4 Hellion. Un trade abbastanza paritetico, direi, mentre si stanno muovendo questi ling di Phoenix Zero, che è riuscito comunque a posizionare questa sua terza hatchery, mentre dall'altra parte vediamo che sono già in produzione, ci sono già costruite 2 factory, tra l'altro sta facendo un mare di Hellion Narcotic, tantissime Hellion, tra per finire anche il Blue Flame, continua ad attaccare questi ling. Attenzione, ci sono 2 spine per Phoenix Zero, che comunque un po' di danni li ha subiti. Adesso si muovono queste Hellion, anche se ancora il Blue Flame è a metà. Vediamo dove andranno queste Hellion. Vanno a vedere la terza, la vedano, ma ancora non ci sono droni in questa base. Va a distruggere le larve. Buona mossa da parte di Narcotic, che adesso proverà a passare, vediamo se passano. Queste Hellion provano a passare. Grande chiusura da parte di Phoenix Zero. Buonissima la chiusura da parte di Phoenix. Grande mossa da parte di Phoenix Zero, mentre Narcotic cercherà a questo punto di dar fastidio al suo avversario su questo angolo. Ancora non sappiamo a cosa attaccherà Phoenix Zero, che non sta producendo droni, o comunque non li sta mettendo nella base giusta. Infatti non ne sta producendo sostanzialmente, sta producendo adesso, ha iniziato a fare dei droni massa Queen per il momento, ma dovrebbe saturare meglio le basi. Tutti i droni sono nella Natural, mentre sta arrivando anche la terza base di Narcotic. Ha preso un po' di vespene, sì, Phoenix Zero, ma non so ancora se andrà muta oppure no. Intanto si stanno rimuovendo queste Hellion, si rimuovono le Hellion, attenzione perché adesso potrebbero riuscire a passare le Hellion. Hanno anche il Blue Flame, se dovessero passare proverà a far fuori la Queen, ma c'è Transfusion, comunque riuscirebbe a passare. Potrebbe provare a entrare con queste Hellion mentre si sta concentrando sulle Queen, mentre attenzione perché dall'altra parte i Phoenixling sono passati, mentre qua 2 Queen si è portato a casa Narcotic, si è portato a casa 2 Queen, e adesso potrebbe entrare nella Mineral Line, doveva farlo probabilmente prima. Oh mio Dio, shutting down amici, il showtime, potrebbero morire infiniti droni, guardate quanti droni si è portato a casa Narcotic in questo momento, quanti se ne sono uccisi, 20, segnatevi il 20 amici, perché 20 sono gli SCV, gli droni uccisi da Narcotic con quelle Blue Flame. Andiamo a vedere in questo momento l'incam, sono 37-40 adesso i droni di Phoenix Zero contro i 46 SCV di Narcotic, che sta facendo un ottimo lavoro. Sta facendo veramente un ottimo lavoro Narcotic di Arras dall'inizio alla fine. Adesso però queste rocce di Phoenix Zero potrebbero uccidere queste 3 Hellion, altrimenti no, le Hellion potrebbero addirittura salire in terza e portarsi a casa ulteriori droni. Vediamo quanti. Addio, nessuno forse. Forse altri 3. Invece altri 3. Continuo fastidio Narcotic sul povero Zerg e Phoenix Zero, che adesso prova a prendere il centro della mappa. Proverà a contropushare adesso Phoenix Zero. Non può fare altro perché ha subito veramente tanti danni. Attenzione perché non so se c'è il tank. Attenzione adesso, potrebbe succedere di tutto. Potrebbe anche fare grossi danni Phoenix Zero adesso. Attenzione, salgono le rocce. Non ha niente Narcotic. Dovrà cercare di difendersi con il niente. E difendersi con il niente è molto dura. Vengono pullati tanti SCB. Attenzione le rocce di Phoenix Zero. Incredibile Phoenix Zero, che potrebbe con questo contrattacco rifareggiare, se non addirittura passare in vantaggio sulla macro. È incredibile la scelta di timing da parte di Phoenix Zero con quelle rocce. 19 lavoratori uccisi contro 23, sostanzialmente ha recuperato lo svantaggio, 24-23, incredibile. Attenzione dall'altra parte, continua la caccia al lavoratore, 25-26, ma ci sono 3 Orbital Command Orbital, mentre il pinnacolo è quasi terminato da parte di Phoenix. E ancora non so se c'è un'officina bellica, sì c'è un Engineering Bay, dovrebbe creare però delle terrette il povero Narcotic, che non si aspettava di subire tutti quei danni da quelle rocce. Intanto partono anche dei Ling, però adesso c'è il Siege Tank, ma arrivano le Mutalische e non c'è niente per difendersi dalle Mutalische, amici. Attenzione, ci sono anche delle rocce, buono il posizionamento,
Buono il posizionamento dei tank, ma queste rocce li one shotteranno. Li one shotteranno quelle rocce. Buona la difesa da parte di Narcotic, anche se adesso dovrà pensare a come difendersi. Dovrà pensare a come difendersi da quelle mutalische, perché le mutalische stanno arrivando. Burro, Vank per Phoenix Hero. Game incredibile, di incredibile tensione. 14 minuti, finale dell'Italian Clan Championship offerta da SLTT Esports. Volano le muta. Volano le muta. Un arras continuo, 14 minuti di continui attacchi per i due giocatori. 14 minuti, adesso arrivano le muta, non ci sono torre in produzione, amici, non ci sono torrette lanciamissili. La situazione per Narcotic adesso potrebbe essere veramente impossibile da recuperare. Guardate le mutalische che attaccano soddisfatte, con niente che le difende, perché dall'altra parte ci sono attacchi ovunque e Narcotic non si è probabilmente reso conto di quello che sta succedendo nella sua main. 116 a 174, il torre ancora non sono nati, mentre Phoenix Hero continua a fare un po' tutto quello che gli interessa. Guardate le muta come attaccano indisturbate. Nasce adesso quel Thor, attaccato immediatamente dalle mutalische di Phoenix Hero. Arriva il GG, arriva il GG. Phoenix Hero 1, Narcotic 0.